Partiamo con il trucco numero 1. Fogli di alluminio per creare un effetto bokeh. Il materiale necessario sono dei fogli di alluminio classici da cucina, uno specchio, un giocattolo, un soggetto e del nastro adesivo. Andiamo ad aprire i fogli d'alluminio e a stropicciarli un po' per farli diventare uno sfondo. Quindi poniamo la macchina fotografica perpendicolare rispetto al foglio d'alluminio, il nostro soggetto davanti, e illuminiamo il foglio d'alluminio lateralmente con una luce, una sorgente di luce continua. Questo è il nostro risultato. Ecco il trucco numero 2, per creare l'effetto acquatico sotto e sopra. Quello che ti serve sarà una fotocamera e un contenitore per pesci. Quindi dovrai posizionarti nell'acqua tenendo la fotocamera all'interno del contenitore per pesci e immergendolo, spingendolo verso il basso. E questo è il famoso effetto che potrai ottenere, che va molto in voga in questo momento. Trucco numero 3. Il gioco di ombre. Per ottenere questo tipo di risultato ti basta interporre tra la sorgente di luce e il soggetto un colino semplice, veloce e impattante. Trucco numero 4. Per avere sfondi sempre diversi. Per ottenere foto con un alto livello di sfocatura ti basta prendere del tessuto, appiccicarlo allo sfondo con del nastro adesivo, dargli una piega molto morbida e fotografare con una lente ad ampia possibilità di sfocatura. Trucco numero 5. Una busta di plastica per cambiare completamente effetto nelle tue foto. Ti basta prendere una busta di plastica come questa, fissarla quindi sopra il flash integrato della tua fotocamera e da questo tipo di risultato che avevi prima senza usare la busta otterrai questo favoloso risultato dopo. Trucco numero 6. Un video slider molto semplice. Poni la tua fotocamera su un tovagliolo, manda la fotocamera in registrazione e tira verso di te il tovagliolo molto lentamente, ottenendo questo tipo di effetto. Trucco numero 7. Esperimenti con luci per effetti speciali. Interponendo tra te e la fotocamera delle luci normalissime a LED, utilizzando una lente con possibilità di ampia sfocatura e aprendo al massimo il diaframma, sfruttando delle luci di sfondo, potrai ottenere questo magico effetto finale. Trucco numero 8. Manipola la percezione visiva grazie alla prospettiva forzata. Posiziona due soggetti di diverse dimensioni in modo tale che il soggetto più grande in lontananza risulti piccolo tanto quanto il soggetto più piccolo. Segui questo esempio per capire come funziona il trucco ed ottieni alla fine questo magico risultato.